periodo della vendemmia evoca nell'immaginario collettivo un periodo florido e festaiolo delle nostre campagne, legato all'abbondanza e alla romantica immagine della pigiatura dei grappoli d'uva fatta dai piedi di dolci donzelle che a suon di musica danzano nei tini. Ahimè, nelle moderne aziende vinicole nulla di tutto ciò accade più ormai. Per lo più questa pratica la possiamo ritrovare nelle rievocazioni d'epoca sparse per le colline in questo periodo. Quindi, mese di settembre, mese di vendemmia. I produttori vitivinicoli di tutta Italia sono alle prese con i loro filari d'uva e a raccogliere il frutto che la natura per quest'anno ha voluto donargli. In poche settimane si concentreranno i sacrifici di un anno intero. La vendemmia 2016 si presenta in queste prime settimane di raccolto sugli standard dello scorso anno e a livello di produzione nazionale l'Italia anche nel 2016 può consolidare ulteriormente la leadership mondiale come principale produttore di vino. Le prospettive sono molto buone, sia di qualità che anche quantitativamente. Di fatto a livello quantitativo, anche a livello nazionale, abbiamo superato la Francia e la Spagna con 49 milioni di ettolitri di vino come preventivato. E quindi oltre alla qualità riusciamo adesso anche quantitativamente ad essere i numeri uno nel mondo. Anche le Marche nel panorama nazionale si presentano con le carte in regola per un'ottima annata, sia per i bianchi che per i rossi. Diciamo che le Marche sono un valore aggiunto dal punto di vista qualitativo, con le tantissime DOC e da Pesaro fino ad Ascoli riusciamo ad avere eccellenze e quindi l'annata si prospetta molto bene. Le rese dipendono molto dalle scelte aziendali. Allora noi siamo come azienda, siamo in biologico, quindi di fatto le quantità sono più basse. E diciamo che si va a fare delle cernite, quindi delle potature verdi che evitano di fare troppe quantità. Ormai si punta alla qualità. È chiaro che le nostre medio-piccole aziende marchigiane devono distinguersi e con la distintività della qualità ovviamente non possono eccedere sulla quantità.